Bentornati ai Forum CNPR, gli appuntamenti settimanali promossi dalla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e degli Esperti Contabili, guidata da Luigi Pagliuca. Ringrazio tutti voi che ci dedicate ogni settimana la vostra attenzione e ringrazio i parlamentari che hanno accettato il nostro invito e parteciperanno oggi con noi a questa nuova puntata. Oggi parleremo di scuola e domani, nuovi percorsi educativi e formativi per stare al passo con l'innovazione. Parleremo dunque di scuola e in generale di formazione, di istruzione, ma cercheremo anche di capire come il mondo della scuola può essere avvicinato al mondo del lavoro. Il nostro compito, come sempre, è quello di raccogliere le opinioni e le proposte concrete dei nostri autorevoli ospiti. Vado subito a dare loro il benvenuto. Grazie alla senatrice Simona Malpezzi, esponente del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Grazie a voi per l'invito. Grazie all'onorevole Rosaria Tassinari di Forza Italia in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. Grazie, buongiorno. Grazie all'onorevole Gaetano Amato, Movimento 5 Stelle, Commissione Cultura, Scienza e Istruzione a Montecitorio. Grazie per averci interpellati, almeno per quanto riguarda il lavoro che giornalmente facciamo qui alla Camera, in aula e in commissione. È giusto far sapere quello che accade. E grazie all'onorevole Pino Bicchielli di Noi Moderati, Commissione parlamentare antimafia. Grazie dell'invito, per me è sempre un piacere e un onore essere con voi. Grazie a Eleonora Linda Lecchi, commercialista e revisore legale dell'Ordine di Bergamo. Grazie e bentrovati. E grazie a Paolo Longoni, commercialista, consigliere dell'Istituto Nazionale Esperti Contabili e giornalista. Buongiorno, cominciamo. Bene, partiamo subito con il primo giro di domande. Se posso, in apertura chiedo la collaborazione di Eleonora per porre una prima domanda alla senatrice Simona Malpezzi, Partito Democratico. Grazie Anna Maria. Senatrice, l'avvento delle nuove tecnologie e la crescente digitalizzazione stanno cambiando rapidamente il volto della nostra società. I programmi scolastici attualmente in vigore rischiano di non essere adeguati a preparare gli studenti alle sfide del futuro. Quali cambiamenti o aggiornamenti ritiene necessari per garantire che l'istruzione rimanga al passo con i tempi? Intanto le indicazioni nazionali che oggi dicono alle scuole che cosa devono fare entro, chiamiamoli così, 5 anni o i 4 di percorso didattico dovrebbero essere applicati con una didattica e una metodologia differenti, perché spesso noi ci troviamo in classe, dico noi perché io ho fatto l'insegnante per tanti anni, dei ragazzi che sanno utilizzare i mezzi, gli strumenti con un'abilità incredibile, ma non hanno magari quel senso critico per potersi approcciare a tutte quelle che sono le informazioni notevoli che gli strumenti di cui hanno a disposizione sono in grado di offrire loro. Le nuove innovazioni, una didattica innovativa può aiutare i nostri ragazzi ad avvicinarsi anche in modalità critica agli strumenti che loro oggi hanno già a disposizione. Penso a tutto ciò che offre l'intelligenza artificiale. ChatGPT è già entrata nelle scuole, forse ecco la nuova sfida dovrebbe essere quella di utilizzarla con una modalità appunto di senso critico attraverso didattica innovativa. Penso che quindi una sfida nell'aggiornamento della professionalità stessa degli insegnanti possa essere fondamentale per aiutarci ad affrontare tutte queste nuove sfide. L'innovazione digitale non ci deve fare paura, non deve essere un tabù, ma il senso critico non può mai essere allontanato da essa. Grazie senatrice, porrei la stessa domanda all'onorevole Rosaria Tassinari, Forza Italia. Sono convinta che i programmi vadano assolutamente adeguati ai tempi, al fatto che abbiamo un'evoluzione continua e molto rapida, quindi la capacità anche della scuola deve essere quella di adeguarsi rapidamente ai cambiamenti, anche perché abbiamo bisogno di formare i ragazzi, di formarli sì con una cultura di base, ma anche e soprattutto con una cultura, una preparazione anche tecnica che li aiuti poi a inserirsi nel mondo del lavoro in maniera insomma rapida e adeguata, e anche ad indirizzarli
fin da subito a quelli che sono i campi e gli ambiti dove c'è più possibilità e maggiore possibilità di accesso al lavoro. Quindi sono convinta che debba essere affinato tutto questo e soprattutto debba essere data la possibilità di studiare anche quelle materie che sono, insomma, più necessarie, che sono le materie STEM, quindi nell'ambito tecnologico, nell'ambito scientifico, dove c'è maggiore possibilità di incamerare i ragazzi nel mondo del lavoro. Su questo va fatta una grande preparazione, va insomma data anche la possibilità agli insegnanti di adeguarsi, perché il lavoro deve essere simmetrico, sì, agire sui programmi, nello stesso tempo investire anche sul personale docente per prepararlo a questa grande modifica e innovazione. Abbiamo visto che l'intelligenza artificiale sta veramente correndo, sta cambiando i nostri costumi, il nostro mondo del lavoro, e anche l'intelligenza artificiale deve avere, secondo me, un ingresso anche nei programmi di informatica, perché in questo momento i programmi per la scuola superiore di informatica sono, ritengo, ancora abbastanza semplicistici, viceversa dovrebbero essere proprio adattati anche sull'intelligenza artificiale, che in questo momento sta cambiando radicalmente tutto. Grazie onorevole. Su questo stesso tema torniamo all'opposizione e ascoltiamo l'onorevole Gaetano Amato, esponente del Movimento 5 Stelle. Insomma, onorevole, come si fa a mantenere l'istruzione al passo con i tempi? Ma sa, io credo che l'istruzione stia peggiorando. Mi spiego. La scuola italiana era nota nel mondo, era famosa nel mondo e primeggiava per la capacità di formare l'individuo. Quindi un'educazione, una formazione umanistica che permetteva poi all'individuo di cimentarsi in vari campi, erano quelli che la vita poneva davanti, insomma, gli obiettivi da perseguire. Io ho paura che questo eccesso di specializzazione possa creare dei problemi, e mi spiego meglio. La tecnologia viaggia a una velocità tale che quello che si fa oggi non è quello che ci sarà domani, e io ho paura che se la scuola italiana diventa specializzante del momento, si troverà fuori dal poter rincorrere o da poter affrontare quello che poi sarà fra un anno, fra due, fra tre. Io preferivo la scuola di una volta, la scuola che ho fatto io a una certa età. Preferivo la scuola che formava l'individuo e non la scuola che forma lo specialista. Grazie onorevole, su questo stesso argomento chiudiamo questo primo giro di domande con l'opinione dell'onorevole Pino Bicchielli. Grazie, questa è una domanda molto importante, perché di fatto è la domanda centrale dell'attività politica su quello che riguarda la formazione, ma non solo la formazione. La digitalizzazione ormai è al centro di tutta la nostra attività, dalla difesa all'economia, alle costruzioni, cioè in qualunque settore ormai la digitalizzazione è diventata un punto di riferimento. E sull'istruzione noi abbiamo fatto molto come governo Meloni, faremo ancora di più, proprio per costruire una interconnessione, un collegamento tra il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro. Pensiamo a quello che è stato fatto per gli ITS, pensiamo al liceo del Made in Italy, che come sappiamo sta prendendo adesso l'avvio, la luce. Quindi il tema principale è quello proprio di aprire un canale bidirezionale tra quello che è il mondo del lavoro e quello che è la formazione. Per fare questo bisogna essere sempre aggiornati, rimanere aggiornati sul tema delle competenze. E poi c'è un tema, guardi, che io ho sempre ritenuto essenziale, ed è quello proprio, come diciamo all'inizio della mia risposta, alla educazione digitale. L'educazione digitale che deve essere proprio un accompagnamento che va non solo per gli studenti più grandi, ma anche per i bambini, per diciamo proprio chi inizia a studiare. Loro, tra l'altro, noi quando parliamo di bambini parliamo di nativi digitali, noi siamo tutti immigrati digitali, cioè noi conosciamo un mondo che non sia stato digitale, e quindi adesso poi abbiamo scoperto la digitalizzazione, gli albori. Invece oggi tutti i bambini che iniziano ad andare a scuola, loro sono dei nativi digitali, e per loro il mondo è solo digitale. Quindi per la costruzione del loro futuro
tutto passerà dalla conoscenza del digitale, che diventa fondamentale per la loro crescita. Però noi abbiamo anche il dovere, come comunità sociale, come comunità politica, come comunità, diciamo, di formazione, di lavorare per insegnare a questi bambini a evitare i tanti rischi che sono legati alla rete. E questo, per questo, in questo lavoro è essenziale anche la presenza delle famiglie, è essenziale la presenza non solo della scuola, ma proprio di tutto ciò che circonda il bambino, perché il bambino non va tenuto lontano dal digitale, da internet, dai social, però ai bambini va spiegato bene che cosa sono e quali rischi si corrono, proprio perché loro da bambini devono immediatamente capire e saper discernere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Grazie onorevole, noi abbiamo chiuso la nostra prima parte e quindi ci affidiamo a Paolo Longoni per un primo bilancio. Sì, allora io ho ascoltato e devo dire con estremo interesse e anche con un pizzico di compiacimento e condivisione gli interventi dei nostri ospiti. Nuove tecnologie, necessità di modificare i programmi. Vorrei però ricordare, per mettere i puntini nel posto giusto, che i programmi scolastici non esistono più. Sono stati sostituiti con un decreto legislativo che risale ormai al 2004 da indicazioni nazionali. Sulla base delle indicazioni nazionali, gli insegnanti devono modellare percorsi formativi sulla base delle necessità degli allievi, e quindi è il caso che si ricordi a tutto il corpo insegnante che bisogna uscire dall'ossessione del programma, bisogna uscire dall'ossessione dello sviluppo cronologico del programma. Per esempio in filosofia si studiano prima i greci, poi i filosofi successivi, poi il medioevo e così via. Non è più così. Bisogna puntare e scommettere molto di più sulla capacità di progetto degli insegnanti, orientando al di fuori delle banalità, orientando gli studenti a sviluppare le proprie competenze. Per esempio, ne dico una sola: una cosa che deve essere fatta necessariamente è ricostruire negli studenti il piacere della scrittura, per uscire dall'uso sommario che purtroppo le tecnologie e soprattutto i social network hanno imposto a tutti quelli che oggi operano come scrittori. Grazie a Paolo Longoni. Noi siamo giunti al nostro tweet. Il tweet, lo ricordo, è una domanda che prevede una risposta veloce, favorevoli o contrari. Questa volta restiamo nell'ambito del tema della nostra puntata, ma voltiamo pagina, parliamo di sport. Nelle discipline di base, come nuoto e atletica leggera, i nostri atleti stanno da alcuni anni conseguendo risultati eccellenti, sia a livello europeo che mondiale. Ma cosa accade? Che a volte i tempi degli allenamenti o della preparazione agonistica vengono sottratti alla scuola e all'università. Allora, una maggiore integrazione fra sport e istituzioni scolastiche, in modo che queste non siano un ostacolo ma un sostegno a chi pratica attività sportiva, potrebbe essere una soluzione. Voi siete favorevoli o contrari? Partiamo dalla senatrice Simona Malpezzi, Partito Democratico. Io sono favorevolissima, però segnalo che già nel 2015, con l'approvazione della cosiddetta legge 107 Buona Scuola, sono state poste le basi per creare questo tipo di dualismo, perché lo studente sportivo e che pratica l'agonismo è uno studente che va tutelato nell'affrontare poi le prove che la scuola chiede, perché anche lo sport garantisce delle competenze, che sono anche competenze sociali, non solamente attitudinali, fanno bene e crescono ragazzi sani. E allora esistono già dei protocolli che chiedono alle scuole di lavorare insieme ai ragazzi, insieme alla società sportive, per fare in modo di consentire ai ragazzi di allenarsi e di percorrere anche quel percorso di vita. Alcune scuole lo fanno, altre no. Bisogna spingere e stimolare affinché quei protocolli vengano firmati
richiamati e diffusi, aiutare gli insegnanti a capire come se il ragazzo non ti viene a scuola alle ultime ore di lezione, perché deve andare ad allenarsi o perché ha delle gare, si possono creare delle modalità, e ci stanno tutte, per garantire a quel ragazzo di raggiungere il suo successo formativo insieme al suo successo sportivo. Io in questa cosa credo molto, però devo anche dire che ho visto scuole che la mettono in pratica. Dobbiamo fare in modo di diffonderla, perché ripeto, la legge c'è e va solo messa in pratica. Grazie senatrice, ora ascoltiamo l'onorevole Rosaria Tassinari di Forza Italia. Io sono assolutamente favorevole, così come sono favorevole al fatto che in questo momento ci sono nei licei e sono strutturate le classi del liceo sportivo, le faccio un esempio. In questa maniera chi ha dei risultati eccellenti in ambito sportivo può chiaramente frequentare una scuola d'eccellenza di livello e nello stesso tempo curare la propria preparazione sportiva, che va nel curriculum e ovviamente nella valutazione che dà poi insomma la scuola. Quindi sono assolutamente d'accordo su questa integrazione. Tra l'altro abbiamo inserito lo sport come diritto costituzionale e quindi a maggior ragione deve essere insomma integrato, deve essere data la possibilità ai ragazzi che lo meritano e hanno una prospettiva importante di raggiungere degli obiettivi a livello sportivo eccellenti anche per la nostra nazione, di potersi preparare senza pregiudicare diciamo il resto della preparazione. Ecco, quindi su questo sono assolutamente favorevole. So che tra l'altro anche il CONI sta seguendo questi aspetti e in molte scuole ecco, questa logica sta entrando. È una logica che deve riguardare non solamente secondo me la preparazione nella secondaria, quindi nei licei, negli istituti professionali, ma che deve essere introdotta anche nelle scuole medie. Ecco, ritengo che anche da questo punto di vista debbano essere un po' cambiati gli approcci e quindi occorre insomma valutare e tutelare anche questo aspetto. Questo non significa però lasciare la preparazione di base, perché fondamentalmente poi i ragazzi che hanno questa prospettiva sportiva devono anche avere una base importante di preparazione culturale e quindi anche con le materie, quelle classiche, ovviamente matematica, italiano e letteratura, tutto quello insomma che si può abbinare. Però sono convinta che nella preparazione di un ragazzo dargli la possibilità di frequentare lo sport e di riuscire a seguirlo ad alti livelli, nello stesso tempo mantenendo una preparazione scolastica, mantenendo un equilibrio con la scuola, sia un elemento assolutamente necessario ed è una responsabilità che anche noi come regolatori, normatori dobbiamo assolutamente farci carico, perché dobbiamo insomma migliorare anche la condizione dei ragazzi che poi si troverebbero costretti magari ad abbandonare la disciplina sportiva, e sarebbe ovviamente una perdita, perché sappiamo che lo sport è importante non solo per il raggiungimento di grandi risultati ma anche nella evoluzione e nella strutturazione della personalità degli alunni, quindi anche nella possibilità di fare imparare anche il gioco di squadra, il fatto la solidarietà, il fatto di essere un gruppo e di lavorare insomma insieme. Questa è una preparazione che vale anche per il futuro in ogni ambito lavorativo in cui si troveranno ad operare. Grazie onorevole, ora a microfono all'onorevole Gaetano Amato, Movimento 5 Stelle. Io sono assolutamente favorevole, però le devo dire che invece di usare i soldi del PNRR per annullare le sperequazioni che ci sono tra nord e sud, quindi tempo prolungato a scuola, palestre eccetera, stanno isolando sempre di più quello che è il meridione. C'è una proposta di legge presentata dall'onorevole Berruto del PD che prevede proprio l'utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle associazioni e delle società sportive. Lo sport è quantomeno basilare nella costruzione dell'individuo. E ritorno a quello che dicevo prima, mens sana corpore sano. Quindi la formazione umanistica del ragazzo abbinato allo sport porta sicuramente ad una maggiore capacità di affrontare le sfide della vita. Non credo che questo governo ci stia portando in questa direzione. Lo si vede anche con quanto è arrivato proprio qualche giorno fa in commissione, su cui stiamo discutendo, su cui la maggioranza continua a non essere presente, una decretazione d'urgenza che tocca proprio scuola e sport. Una decretazione d'urgenza non necessaria, un'urgenza non necessaria che contrasta anche con la Costituzione italiana. Purtroppo questa maggioranza sta ragionando per decreti legge. Pensi che oggi c'erano circa 20 auditi in commissione, non c'era nessun esponente della maggioranza.
eravamo solo esponenti della minoranza, quindi dell'opposizione, compreso il presidente di commissione che era un vicepresidente della minoranza. Quindi questa maggioranza va in aula e vota qualcosa che manco ha studiato, che manco conosce. Quindi credo che si stia allontanando da questa esigenza. Per noi questa è un'esigenza cruciale per la crescita dei ragazzi. Lo sport, specie il nuoto, lei mi parlava di nuoto, mi parlava di atletica. Il nuoto diventa uno sport per ricchi, perché lo puoi praticare solo se frequenti una piscina. Al sud piscine pubbliche non ce ne sono, si trovano molto raramente. E la stessa cosa è l'atletica. Per fare atletica è vero che si corre, ma ci vuole lo stadio, ci vuole un qualche cosa che ti permetta di non fare solamente una maratona o la corsa campestre, insomma. Salti in alto ha bisogno di palestre, gli ostacoli, la staffetta, insomma c'è bisogno di un'applicazione continua. Le devo dire che io sono di Castellammare di Stabia, il paese degli Abbagnale, il paese del circolo nautico Stabia. Ecco, gli allenatori del circolo nautico Stabia, a cominciare da quel gran maestro dello sport che era il dottore Lamura, che è il dottore Lamura, il professor Lapadula, hanno sempre combinato quello che era la scuola con quello che era lo sport. I ragazzi venivano prima a fare allenamento, io ero tra loro, ma già da adulto, per fare canottaggio, dopodiché andavano a scuola. Usciti da scuola andavano a casa, pranzavano, tornavano a fare allenamento e poi ritornavano a casa per studiare. Questo sarebbe l'ideale, ma la mancanza di strutture al meridione purtroppo non permette di arrivare a questo optimum che sicuramente sarebbe una gran cosa per la crescita dei giovani. Grazie onorevole, e ora ascoltiamo il tweet dell'onorevole Pino Bicchielli, noi moderati. Ma certo che sono favorevole, lei consideri che per tutto uno dei primi atti che ha fatto questa legislatura è quella di far entrare lo sport tra i principi costituzionali. Ed è stata una grande vittoria proprio per segnare l'importanza dell'attività sportiva, dello sport nella società, nel complesso della società. E le scuole stanno facendo tanto anche per rapporti con le federazioni. Io stesso ho un bambino che ha una, diciamo, è molto bravo nello sport che pratica, il calcio, gioca dei campionati importanti, e lì l'istituto scolastico vengono, per chi ha delle caratteristiche sicuramente che per coltivarle c'è bisogno di molta più attenzione, di molto più lavoro, la scuola viene in soccorso di questi ragazzi aiutandoli, perché è chiaro che, come diciamo prima, poiché vanno coltivati i talenti, alcuni hanno anche dei talenti sportivi e la scuola ha anche il dovere di coltivare questi talenti sportivi, anche perché, guardi, lo sport, a prescindere poi dalla capacità o dai risultati professionistici, perché noi poi lo sport molte volte lo riduciamo al grande campione, i grandi campioni sono pochissimi, lo sport lo dovrebbero fare tutti, insegna delle cose che sono fondamentali poi per stare all'interno di un sistema sociale. Rispetto, penso al rispetto delle regole, penso al rispetto dell'avversario, al saper accettare una sconfitta, ma soprattutto l'impegno, la dedizione, i risultati che arrivano solo con tanto impegno. Quindi una connessione maggiore, sempre maggiore, una connessione così importante tra sport e scuola, cioè tra mondo dell'istruzione e sport, è sicuramente uno di quei percorsi che rientra nella visione di momenti formativi personalizzati, proprio in modo da poter accompagnare questi ragazzi nella immaginazione, nella costruzione del proprio futuro. Quindi, rispondendo sinteticamente alla sua domanda, sono sicuramente favorevole a un sistema che integri istruzione e sport. Grazie onorevole, andiamo ora da Eleonora Lindalecchi. Trovare il perfetto equilibrio tra scuola, sport, famiglia, amici è la chiave del successo dei nostri giovani atleti studenti. Però è più facile a dirsi che a farsi. Io sono pertanto favorevole a che lo sport e le istituzioni scolastiche dialoghino ed aiutino i nostri atleti studenti
così che non si trovino nella solitudine di una scelta che spesso devono prendere per poter coronare i loro, ma anche i nostri sogni sportivi, a scapito del sapere con la S maiuscola. Grazie. Grazie a te, Eleonora, e ora ascoltiamo Paolo Longoni. Allora, sport e scuola, secondo il mio punto di vista, devono essere due attività che si integrano a vicenda e si sostengono a vicenda. E questo non soltanto per quelli che sono gli atleti che poi raggiungono l'eccellenza agonistica, ma per tutti, perché lo sport è la pratica sportiva, è una delle attività più formative del percorso di ciascun ragazzo. Non dico che dovremmo raggiungere rapidamente l'obiettivo di essere come negli Stati Uniti, per esempio, dove scuole e università sono la palestra nella quale si formano tutti gli sportivi, ma dico che essere costretti come alternativa a fare sport o a fare scuola, l'uno o l'altro, l'uno alternativo all'altro, è assolutamente una follia. Lo sport è parte integrante della formazione dei ragazzi. Grazie a Paolo Longoni e a tutti voi per le vostre risposte su questo argomento che ci fa piacere e sta a cuore a tutte le forze politiche. Andiamo avanti, passiamo al secondo giro di domande. Se posso, chiedo nuovamente la collaborazione di Eleonora per porre una domanda questa volta all'onorevole Pino Bicchielli, di Noi Moderati. Rieccomi, grazie Anna Maria. In un contesto economico e sociale in continua evoluzione, diventa cruciale rafforzare il legame tra istruzione e mondo del lavoro. Quali misure potrebbero essere adottate per assicurare che i giovani abbiano le competenze richieste dal mercato? Grazie. Guardi, lo dicevamo anche prima e adesso è giusto, forse ha ragione lei, approfondire questo problema. Il dialogo che è stato attivato con la scuola, con il mondo della formazione e soprattutto con gli ITS, onestamente sta avendo un grande successo. Le stesse imprese hanno compreso bene l'importanza di avere bisogno di un sistema di formazione che prepari realmente i giovani a stare al passo con i tempi e soprattutto a innovare i sistemi. Lei consideri che un ragazzo che va in un istituto tecnico e quindi impara, gli vengono insegnate delle materie che poi gli serviranno per il lavoro, mentre prima tra la capacità, tra l'apprendimento e poi l'ingresso nel mondo del lavoro quelle nozioni rimanevano praticamente le stesse, oggi è talmente veloce il cambiamento che abbiamo all'interno della società, all'interno dei sistemi, soprattutto quelli digitali, per cui si rischia che se uno impara un argomento, impara una tecnicalità, dopo 5 anni rischia di non di avere in mano uno strumento arcaico non più utilizzabile. Quindi la scuola sta lavorando tantissimo su questo, sta lavorando tantissimo proprio sul creare delle condizioni per inserire immediatamente questi ragazzi nel mondo del lavoro, e proprio perché io credo che l'essenziale sia quello di tenere insieme tutto, cioè di tenere insieme i giovani, la loro educazione civica, la loro socialità, sfruttando soprattutto il talento di ognuno, perché su quello noi dobbiamo sempre puntare, perché la cosa più importante per un giovane è il suo talento e sviluppare appieno le capacità e i talenti che loro hanno, perché non tutti siamo uguali e la scuola deve far emergere da ognuno di noi le migliori capacità. Per questo credo che, ad esempio, lei me lo chiedeva prima, una delle migliori risposte sia stata quella dell'introduzione della figura del tutor, proprio che va a incrementare l'orientamento di questi ragazzi verso il mondo del lavoro. E quindi questo, tutto ciò serve a che cosa? Serve soprattutto ad evitare il male dei ragazzi, che è quello della dispersione scolastica, cioè una scuola che forma, una scuola che dà un futuro ai giovani è il vero spiraglio che abbiamo per il futuro dei nostri giovani e del nostro paese. Grazie onorevole, su questo tema ascoltiamo i nostri ospiti. Vorrei tornare sul tema del legame fra istruzione e mondo del lavoro insieme all'onorevole Gaetano Amato, Movimento 5 Stelle. Allora,
diciamo che noi ultimamente qui alla Camera dei Deputati in Commissione Cultura ci siamo trovati due provvedimenti di questa maggioranza, un provvedimento all'autonomia differenziata e un altro provvedimento è la filiera degli istituti tecnici. In pratica sono due provvedimenti voluti dalla Lega. La filiera degli istituti tecnici punta a formare esclusivamente il lavoratore, solamente che spesso i provvedimenti della Lega e il ministro Valditara porta in commissione sono dei provvedimenti senza né capo né coda, perché su questo provvedimento, per esempio, che poi tra poco arriverà in aula, non si è mai detto né come saranno assunti gli operai, né chi li dovrà assumere, né chi li dovrà pagare. Quindi per trovarsi, per così dire, al passo con i tempi, non formano le strutture necessarie per poi supportare quello che loro vorrebbero fare. Quindi, secondo me, l'attenzione verso i territori è sempre molto importante, ma non deve essere, non deve prevalere sulla formazione generale. Quindi non è in contrasto con quello che dicevo prima. La formazione generale dell'individuo è importantissima. Poi c'è la possibilità di entrare nei vari comparti. 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa si formavano comunque gli operai. Una volta c'erano i centri di addestramento professionale. Adesso vorrebbero trasformare tutta la scuola pubblica in centri di addestramento professionale, che poi con l'autonomia differenziata diventerebbero 20 tipologie di scuole, una per ogni regione, perché è a quello che stanno puntando. Quindi al cambiamento dei programmi, al cambiamento delle strutture. Io mi chiedo solo una cosa, se faccio un esempio, la Puglia per esempio. La Puglia è famosissima per le scarpe, no? Per le tante fabbriche di scarpe, quindi Puglia, Marche. Se io formo un lavoratore, perché poi alla fine si sta puntando a formare il lavoratore, se io formo un lavoratore capacissimo di fare le scarpe, quelle fabbriche andranno a chiudere e sarà già attiva l'autonomia differenziata, quel lavoratore dove andrà a lavorare? È un quesito a cui non hanno dato risposta nemmeno loro, perché non lo sanno. Si tratta davvero di andare proprio così, a quando mi alzo la mattina decido cosa fare, e Valditara lo sta facendo da 2 anni questo, non sa esattamente dove vuole arrivare. Grazie onorevole, ora il punto di vista della maggioranza, microfono all'onorevole Rosaria Tassinari. Dunque, su questo noi stiamo lavorando fortemente anche in Commissione Cultura, Scienze e Istruzione, della quale faccio parte, per mandare avanti la legge sulla filiera tecnologica professionale. Ecco, è una riforma voluta dal ministro Valditara che è già stata approvata in Senato e quindi è arrivata alla Camera per la seconda lettura. Su questo fronte è prevista la possibilità di strutturare la nuova scuola professionale in 4 anni più 2, quindi dare la possibilità ai ragazzi di avere prima una formazione, un indirizzo diciamo più generale, poi eventualmente fare l'ITS Academy e quindi specializzare la loro preparazione in base all'ambito che ritengono insomma di poter strutturare per il futuro. Ecco, questo credo che sarà una grande innovazione che darà la possibilità anche alle imprese di entrare in maniera più massiccia nell'ambito della formazione professionale, questo per fare quel matching assolutamente necessario fra scuola e mondo del lavoro. Ecco, fino ad oggi purtroppo non è riuscito in maniera ottimale, perché i ragazzi poi escono dalla scuola e non hanno un indirizzo preciso, magari hanno scelto degli ambiti dove con difficoltà riescono a collocarsi nel mondo del lavoro. Nello stesso tempo le imprese hanno assolutamente necessità di figure professionali preparate che in questo momento non stanno trovando. Ecco, è palese nel momento in cui si visitano aziende o imprese l'emersione del problema delle figure professionali che abbiano una preparazione idonea. Noi come maggioranza pensiamo che questa riforma possa essere la soluzione a questa annosa problematica che ormai sta dilagando e che darebbe la possibilità anche di un ingresso nel mondo del lavoro più veloce, quindi questo aiuterebbe anche chiaramente la nostra economia, perché ci sono aziende che non si espandono proprio perché non hanno la possibilità poi di accedere alle figure professionali. Quindi credo che anche insomma come Commissione Cultura, Scienze e Istruzione e anche come governo, come maggioranza, abbiamo questa prospettiva importantissima che potrebbe essere una chiave di svolta su questa problematica ormai insomma così generalizzata.
Grazie onorevole. Su questo tema torniamo all'opposizione con la senatrice Simona Malpezzi. Ecco, con lei vorrei fare una riflessione in particolare, senatrice, perché come ci ha detto, ha avuto esperienza diretta sia nel mondo della scuola che dell'orientamento. Ecco, ha detto la parola magica, orientamento. Purtroppo, nonostante esista oggi quella che un tempo si chiamava alternanza scuola-lavoro, i PCTO, oggi si chiamano così questi percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, che è un nome molto complesso, spesso questi percorsi non vengono utilizzati davvero per l'orientamento, ma noi ne avremmo bisogno come il pane, perché è passata l'idea che nei licei l'alternanza o appunto PCTO sia inutile perché tanto questi ragazzi non vogliono andare a lavorare, ma in realtà potrebbe essere utilizzata proprio come discrimine per consigliare, indirizzare, far conoscere anche tutta una serie di nuovi mondi che spesso la scuola con i quali la scuola non crea contatti. La stessa cosa vale per gli istituti tecnici, percorsi di orientamento per l'acquisizione delle competenze trasversali possono assolutamente essere utili per aiutare i ragazzi a conoscere il mondo del lavoro e anche a indicare quali figure possono essere quelle più vicine al percorso di studi che loro hanno fatto, sperimentare per esempio una scoperta anche nuova. Spesso si dice che l'alternanza scuola-lavoro o i PCTO hanno mirato a creare manodopera a basso costo. Non è questo, noi abbiamo a che fare tutti i giorni con mondi dell'impresa, settori che ci dicono ci mancano competenze specifiche. Questo non significa dire che tutti i ragazzi devono andare immediatamente a lavorare, ma significa dire ai ragazzi qual è il mondo del lavoro che li circonda e di che cosa quel mondo del lavoro ha bisogno. Magari gli stessi ragazzi scoprono dentro di loro delle potenzialità, delle caratteristiche, dei luoghi che vogliono coltivare. E allora facciamo in modo che la scuola garantisca anche loro una solida base culturale, ma anche un'apertura a un mondo del lavoro che è pronto ad accoglierli. La didattica per competenze in questo caso può essere quella utile a dare delle nuove risposte e anche in questo caso non dobbiamo avere paura. Grazie senatrice, noi siamo alle nostre battute finali, quindi ascoltiamo Paolo Longoni per la consueta analisi. Sì, Anna Maria, grazie. Allora, competenze nella scuola ispirate dal mondo del lavoro? Assolutamente no. La scuola forma individui, non forma specialisti. Mi sembra che questo sia emerso anche da alcuni degli interventi che abbiamo ascoltato. Bisogna, secondo il mio modo di vedere, uscire dalla logica che è spesso presente nel mondo anglosassone, per la quale la scuola altro non è che una preparazione assolutamente specialistica sui settori richiesti dal mondo del lavoro. Il discorso delle competenze va inteso piuttosto come sviluppo delle abilità, va inteso come sviluppo della capacità di utilizzare le conoscenze, come sviluppo delle capacità personali che poi, se incentivate, si rifletteranno anche in situazioni di lavoro. La scuola deve insegnare certamente la metodologia, e cioè deve insegnare ad esempio a come si lavora in gruppo, deve insegnare ad esempio a come si lavora per progetti, deve far metabolizzare agli studenti tutte le abilità, conoscenze e capacità di base che poi serviranno nel mondo del lavoro. Mi sembra che invece pensare ad una scuola nella quale si impara benissimo a fare il tornitore non sia l'obiettivo corretto da perseguire. Su questo punto vorrei ritornare, ma la faccio breve, alle 8 competenze chiave che l'Unione Europea ha indicato nella sua direttiva. Sono 8 competenze chiave di contenuto assolutamente generale e non mai specialistico, perché la mancata formazione dei soggetti che devono entrare nel mondo del lavoro non è responsabilità della scuola. Non è che i datori di lavoro non trovano
il tornitore già formato che esce dalla scuola ed è pronto, è che si è perso nel tempo, nell'ambiente di lavoro, nel mondo del lavoro, la capacità di formare la vecchia figura dell'apprendista. Io arrivo, non so fare niente, mi insegnano gradualmente a fare quello che dovrò fare. Ecco, questo è formazione specialistica destinata al lavoro, ma è opera che deve avvenire a latere della scuola, secondo il mio modo di vedere. Grazie a Paolo Longoni, colgo l'occasione per ringraziare i parlamentari che hanno aderito all'invito del presidente della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e degli Esperti Contabili, Luigi Paiuca, e hanno partecipato oggi insieme a noi a questa puntata numero 128 dei Forum CNPR. Oggi abbiamo parlato di scuola e domani, nuovi percorsi educativi e formativi per stare al passo con l'innovazione. E allora, grazie alla senatrice Simona Malpezzi, Partito Democratico, vicepresidente in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Ringrazio io voi. Grazie all'onorevole Rosaria Tassinari, Forza Italia, in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione a Montecitorio. Grazie davvero. Grazie all'onorevole Gaetano Amato, Movimento 5 Stelle, Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. Grazie a lei, grazie a voi. Buona serata. Grazie all'onorevole Pino Bicchielli, esponente di Noi Moderati, in Commissione parlamentare antimafia. Grazie a voi. Grazie a Eleonora Linda Lecchi, commercialista e revisore legale dell'Ordine di Bergamo. Grazie e alla prossima. Grazie a Paolo Longoni, commercialista, consigliere dell'Istituto Nazionale Esperti Contabili e giornalista. Grazie Anna Maria, grazie alla redazione, grazie ai nostri ospiti, come sempre ricchi di spunti per il nostro lavoro e i nostri approfondimenti. Ci vediamo la settimana prossima. La nostra puntata termina qui, saluto tutti voi che ci avete seguito, vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo presto al prossimo appuntamento dei Forum CNPR.